dopo un giorno di viaggio in treno, Giuseppe Corte arrivò, una mattina di marzo, alla città dove c'era la famosa casa di cura. Aveva un po' di febbre, ma volle fare ugualmente a piedi la strada fra la stazione e l'ospedale, portandosi la sua valigetta. Era un po' dispiaciuto di aver sospeso il suo lavoro di avvocato proprio quando a dismisura era cresciuta la mole di cause civili da sbrigare, ma sentiva nel suo animo, prima che nel suo corpo, che era giunto il momento di riposarsi e raccogliere le proprie energie fugando ogni preoccupazione. Benché avesse soltanto una leggerissima forma incipiente, a Giuseppe Corte era stato consigliato di rivolgersi al celebre sanatorio, dove non si curava che quell'unica malattia. Ciò garantiva un'eccezionale competenza nei medici e la più razionale ed efficace sistemazione di impianti. Qualcosa? No, grazie. Tutto bene, signorina, ma mi dica, perché qui all'ultimo piano sono tutti così allegri e si affacciano dalle finestre, mentre giù in fondo non si vede nessuno? Ah, vedo che hai già scoperto la caratteristica del nostro istituto. I malati sono divisi piano per piano secondo la gravità. Al settimo ci sono le malattie leggerissime, al sesto quelle non gravi ma neanche da trascurare, al quinto sono i malati già più seri. Al secondo piano sono i malati con le malattie molto gravi e al primo quelli per cui è inutile sperare. Incredibile! Con quale dantesca precisione è stato tutto ordinato. Ma ho il sospetto che non sia solo il frutto di una mania classificatoria. Oh, certamente, signor Corte. Questo sistema singolare, oltre a svertire le cure, impedisce che un malato leggero venga disturbato da un malato in agonia e questo crea un'atmosfera omogenea su ogni piano. D'altra parte, così la cura può venire graduata in modo perfetto. Ogni piano è come un mondo a sé, con le proprie tradizioni, culture. E ora su, si copra, non prenda freddo. Anche lei sta qui da poco? Oh no, sono già qui da 2 mesi. Guardavo giù mio fratello. Suo fratello? Sì, siamo entrati insieme. Un caso veramente strano. Ma lui è andato peggiorando. Pensi che adesso è già al quarto. Al quarto che cosa? Al quarto piano. Ma sono così gravi al quarto piano? Non sarò ancora così disperati, ma comunque c'è poco da stare allegri. Se al quarto sono già così gravi, al primo chi mettono? Oh, al primo sono proprio moribondi. Laggiù i medici non hanno più niente da fare, c'è solo il prete che lavora. E naturalmente... Ma ce ne sono pochi al primo piano, quasi tutte le stanze sono chiuse laggiù. Ce n'è pochi, adesso, ma stamattina ce n'erano parecchi. Dove le persiane sono abbassate, lì qualcuno è morto da poco. Non vede del resto che negli altri piani tutte le imposte sono aperte? Ma mi scusi, mi pare che comincia a far freddo. Io ritorno a letto, auguri, auguri. Giuseppe Corte se ne stette ancora immobile alla finestra, fissando le persiane abbassate del primo piano. E si sentiva sollevato di sapersene così lontano. Sulla città scendevano intanto le ombre della sera. Ad una le 1000 finestre del sanatorio si illuminavano. Da lontano si sarebbe potuto pensare a un palazzo in festa. Solo al primo piano, laggiù, in fondo al precipizio,
Decine e decine di finestre rimanevano cieche e buie. Il risultato della visita medica generale rasserenò Giuseppe Corte. Incline di solito a prevedere il peggio, egli si era già in cuor suo preparato a un verdetto severo e non sarebbe rimasto sorpreso se il medico gli avesse dichiarato di doverlo assegnare al piano inferiore. Un principio di male c'è, ma è leggerissimo. In 2 o 3 settimane passerà tutto. Bene, ma allora resto al settimo piano? Ma naturalmente, dove pensavo di andare? Al quarto forse? No, meglio così, perché sa, quando si è malati si immagina sempre il peggio. Giuseppe Corte, infatti, rimase nella stanza che gli era stata assegnata originariamente. Imparò a conoscere alcuni dei suoi compagni di ospedale, ricevette visite nei rari pomeriggi in cui gli veniva concesso d'alzarsi. Seguì scrupolosamente la cura, mise tutto in impegno a guarire rapidamente, ma ciononostante le sue condizioni pareva rimanessero stazionarie. Ehi là, carissimo, come va la vita del turista? Bene, bene. Ascolti, avrei da chiederle un favore in via puramente amichevole. Domani dovrà entrare in clinica una signora con 2 bambini. 2 camere in effetti sono libere, proprio di fianco alla sua, ma manca la terza. È vero che consentirebbe a trasferirsi in un'altra camera altrettanto confortevole? Beh, certo. Se mi garantisce un'infermiera altrettanto carina, per me è la stessa cosa. La ringrazio di cuore. Da una persona come lei, le confesso, non mi stupisce un così gentil atto di cavalleria. Fra un'ora, se lei non ha nulla in contrario, procederemo al trasloco. Guardi che bisogna scendere nel piano di sotto. Al piano di sotto? Purtroppo in questo piano non ci sono altre camere libere, ma è una sistemazione assolutamente provvisoria. Appena resterà libera una stanza, e credo sarà tra 2 o 3 giorni, lei potrà tornare di sopra. Nel frattempo lei conoscerà persone nuove, non si annoierà di certo. Le confesso che un trasloco di questo genere non mi piace affatto. Ma non ha alcun motivo medico questo trasloco, capisco benissimo quello che lei intende dire. Si tratta unicamente di una cortesia a questa signora che preferisce non rimanere separata dai suoi bambini. Per carità, non le venga neppure in mente che ci siano altre ragioni. Sara, ma mi sembra di cattivo augurio. Corte così passò al sesto piano. E sebbene fosse convinto che questo trasloco non corrispondesse a un peggioramento del male, si sentiva a disagio il pensiero che tra lui e il mondo normale, della gente sana, già si frapponesse un netto ostacolo. Al 7° piano, porto d'arrivo, si era in un certo modo ancora in contatto con il consorzio degli uomini. Esso si poteva anzi considerare quasi un prolungamento del mondo abituale. Ma al 6° già si entrava nel corpo autentico dell'ospedale. Già la mentalità dei medici, delle infermiere e degli stessi ammalati era leggermente diversa. Già si ammetteva che a quel piano venivano accolti dei veri e propri ammalati, sia pure in forma non grave. Bella giornata, vero? Se non fosse per le barelle con cui talvolta mi scontro, qui mi sembrerei stare in hotel. Ma mi manca il balcone panoramico. Pensa, dottore, che potrò ritornare presto al piano di sopra? Ma certo, caro Conte, la sua forma è assolutamente leggera, anche se, tutto sommato, qui potrebbe essere meglio curato. Non cominciamo con queste storie. Lei mi ha detto che il 7° piano è il mio posto e voglio ritornarci. Nessuno ha detto il contrario. Il mio era un pure semplice consiglio, ma non da dottore, ma da un autentico amico. La sua forma è leggerissima. Non sarebbe esagerato dire che lei non è neppure ammalato. Ma secondo me si distingue da forme analoghe per una certa maggiore estensione. Mi spiego. L'intensità del male è minima, ma considerevole l'ampiezza, il processo distruttivo delle cellule è assolutamente agli inizi. Forse non è neppure cominciato, ma tende, dico, solo tende a colpire contemporaneamente vasta porzione dell'organismo. Solo per questo, secondo me, lei può essere curato più efficacemente qui, al 6° piano, dove i metodi terapeutici sono più tipici ed intensi.
Si avvertono tutti i pazienti che il direttore generale, dopo essersi lungamente consultato con i suoi collaboratori, ha deciso un mutamento nella suddivisione dei malati. Il grado di ciascuno di essi è ribassato di un mezzo punto, dividendo gli ammalati, a seconda della loro gravità, in due categorie. L'inferiore di queste due metà viene d'ufficio traslocata a un piano più basso. Ha sentito, signorina? Questo vuol dire che finalmente me ne potrò tornare sola. Vediamo, vediamo. Qual è il suo nome? Giuseppe Corti. Ah sì, certo. Anche lei dovrà abbandonare questo piano per trasferirsi al quinto. Al quinto? Ma sta scherzando? Ci deve essere un errore. Mi rincresce, ma non c'è nessun errore. Questo è un complotto in piena regola. Non se ne parla proprio di altri traslochi in basso. Io me ne torno a casa. I diritti sono diritti. Ha capito? Si calmi, la prego, non è così grave. Non è grave un corno. L'amministrazione dell'ospedale non può trascurare così spacciatamente le diagnosi dei sanitari. Io vi faccio causa, maledetti imbroglioni. Per cortesia, si quieti. Cos'è questo locale? Ah sì, certo, ricordo il suo caso. Ebbene, lei corte e andatene di sotto. Sono rimasto sorpreso anch'io da questa valutazione, in fondo. In fondo dove? Lei mi sta prendendo in giro. Beh, a vedere dalla sua malattia potrebbe anche essere considerata in questo grado, data l'ampiezza delle manifestazioni morbose. Certo che è strano che l'abbiano catalogato nella metà inferiore del sesto piano. Probabilmente il segretario della direzione, che proprio stamattina mi ha telefonato chiedendomi l'esatta posizione clinica di Giuseppe Corte, si è sbagliato nel trascrivere. Sospetto che la direzione abbia di proposito leggermente peggiorato il mio giudizio, dal momento che sono ritenuto un medico sì esperto, ma troppo indulgente. Comunque guardi, non si disperi, quel che conta è la malattia, non il posto in cui viene collocato un malato. È facile parlare per lei che scoppi di salute. Davvero, non si rammarichi, il medico che conterà giù di certo più esperienza di me. Qui è quasi dogmatico che l'abilità dei dottori vada crescendo man mano che si scende. Adesso venga, le raccompagno nella sua stanza. Questo cos'è? Sì, come prevedevo, è un eczema. Un'affezione assolutamente indipendente dal male principale. Potrebbe capitare alla persona più sana del mondo. Un'intensa cura di raggi gamma le eliminerebbe ogni giorno, non si preoccupi. E non si possono avere raggi gamma qui? Certamente, il nostro ospedale dispone di tutto. C'è solo un inconveniente. Che cosa? Ma inconveniente per modo di dire. Volevo dire, l'installazione per i raggi si trova solamente al quarto piano e io le sconsiglierei di fare un simile tragitto 3 volte al giorno. Allora niente. E allora sarebbe meglio che fino a quando l'espulsione non sia passata le avessero compiacenza di scendere giù al quarto. Basta! Ne ho già abbastanza di scendere. Dovessi crepare, io al quarto non ci vado!
E va bene, ha vinto lei. Mi trasferisca lì sotto, ho bisogno di quei raggi. Corte, senza altre proteste, si lasciò portare al piano di sotto. L'unica, benché povera, sua consolazione, una volta che si trovò al quarto piano, fu di sapere che per giudizio concorde di medici, di infermieri e ammalati, egli era in quel reparto il meno grave di tutti. Eppure lo tormentava il pensiero che oramai ben tre barriere si frapponevano fra lui e il mondo della gente normale. Procedendo la primavera, l'aria si faceva più tiepida, ma Giuseppe Corte non amava più, come nei primi giorni, affacciarsi alla finestra. Benché un simile timore fosse una pura sciocchezza, egli si sentiva rimescolare tutto da uno strano brivido alla vista delle finestre chiuse del primo piano, che si erano fatte assai più vicine. Al settimo, sempre esagerati voi malati. Sono il primo io a dire che lei può essere contento del suo stato. A quanto vedo, dalla tabella clinica grandi peggioramenti non ci sono stati, ma da questo a parlare di settimo piano, mi scusi la brutale sincerità, c'è una certa differenza. Lei è uno dei casi meno preoccupanti, ma resta pur sempre un ammalato. E allora lei, dove mi metterebbe? Oddio, non è facile dire, non ho fatto che una breve visita. Per poter pronunciarmi dovrei seguirla per almeno una settimana. Va bene, ma presso a poco lei saprà. Oddio, proprio per accontentarla direi sesto piano. Sì, sesto piano andrebbe bene. I medici del quarto piano erano persone simpaticissime, premurose e cordiali. Si tratteneva spesso anche per delle ore intere a chiacchierare degli argomenti più svariati. Giuseppe Corte discorreva pure molto volentieri, cercando argomenti che riguardassero la sua vita solita d'avvocato ed uomo di mondo. Egli cercava di persuadersi di appartenere ancora al consorzio degli uomini sani, di essere ancora legato al mondo degli affari, di interessarsi veramente dei fatti pubblici, ma invariabilmente il discorso finiva sempre per cadere sulla malattia. Signor Corte, le ha prese oggi le pillole? Quali pillole? Le Terminol. Ah no, adesso le prendo. Il desiderio di un miglioramento qualsiasi era divenuto in Giuseppe Corte un'ossessione. Purtroppo i raggi di gamma, se erano riusciti ad arrestare il diffondersi dell'espulsione cutanea, non erano bastati ad eliminarla. Ogni giorno Giuseppe Corte ne parlava lungamente col medico e si sforzava in questi colloqui di mostrarsi forte, anzi ironico, senza mai riuscirvi. Allora, dottore, come va il processo distruttivo delle mie cellule? Ma che brutte parole, dove mai le imparate? Non sta bene, soprattutto per un malato. Non voglio mai più sentire discorsi simili da lei. Va bene, ma così lei mi ha risposto. Oh, le rispondo subito. Il processo di distruzione delle sue cellule, per ripetere la sua orribile espressione, è minimo, nel suo caso veramente minimo. Ma sarei tentato di definirlo ostinato. Ostinato? Cronico vuol dire? No, non mi faccia dire quello che non ho detto. Io voglio dire soltanto ostinato. Del resto sono così la maggioranza dei casi. Affezioni anche lievissime, spesso hanno bisogno di cure energiche e lunghe. Ma mi dica, dottore, quando potrò sperare in un miglioramento? Quando? Le predizioni in questi casi sono piuttosto difficili. Ma senta, vedo che lei ha proprio una vera smania di guarire. Se non temessi di farla arrabbiare, sa che cosa le consiglierei? Ma dica, dottore, dica pure. Ebbene, le pongo la questione in termini molto chiari. Se io fossi colpito da un male del genere, anche leggerissimo, mi farei assegnare spontaneamente, fin dal primo giorno, ai piani più bassi.
mi farei mettere addirittura al... Al primo, eh? Oh, no, al primo no. Ma al secondo o anche al terzo di certo. Nei piani inferiori la cura è fatta molto meglio e il personale è più abile. E sa chi è l'anima di questo ospedale? Non è il professor Dati? Già, il professor Dati. È lui l'inventore della cura che qui si pratica. Lui, il maestro, sta fra il primo e il secondo piano. Di là irraggia la sua forza direttiva. Ma glielo garantisco io, il suo influsso non arriva oltre il terzo piano. Il cuore dell'ospedale è in basso. E in basso bisogna stare per avere le cure migliori. Ma insomma, allora lei mi consiglia di... Certamente. Al terzo piano le macchine dei raggi sono molto più potenti. Le probabilità di guarire il suo eczema sarebbero molto maggiori. Poi vede, una volta avviata la guarigione, il passo più difficile è fatto. Quando si comincia a risalire, è poi difficile tornare ancora indietro. Quando lei si sentirà davvero meglio, allora nulla impedirà che lei risalga qui da noi, o anche più in su, secondo i suoi meriti, anche al quinto, al sesto, persino al settimo, oserei dire. Ma lei crede che questo potrà accelerare la cura? Ma non ci può essere dubbio. Ho già detto cosa fare io nei suoi panni. Noto subito al terzo piano che nel reparto regnava una speciale gaiezza, sia nel medico sia nell'infermiere, sebbene laggiù fossero in cura malati molto preoccupanti. Si accorsi anzi che di giorno in giorno questa gaiezza andava aumentando. Incuriosito, dopo che ebbe preso un po' di confidenza con l'infermiera, domandò: ma come mai in questo piano sono tutti così allegri? Ah, non lo sa. Fra 3 giorni andiamo in vacanza. Come andate in vacanza? Ma sì, per 15 giorni il terzo piano si chiude e il personale se ne va a spasso. Il riposo tocca a turno ai vari piani. E per i malati? Come fate? Siccome ce n'è relativamente pochi... Mi scusi, dov'è il reparto ortopedia? Ah, andate in fondo a destra. Grazie. Siccome ce n'è relativamente pochi, di 2 piani se ne fa uno solo. Ah, quindi unite i malati del quarto e del terzo? No, no, del terzo e del secondo. Quelli che sono qui dovranno discendere da basso. Discendere al secondo? Quindi io dovrei così andare al secondo? Ma certo, e che cosa c'è di strano? Quando torniamo, fra 15 giorni, lei ritornerà in questa stanza. Non mi pare che ci sia da spaventarsi. Eh sia, ma questa volta voglio che sulla porta della mia camera sia attaccato un cartello con scritto: Giuseppe Corte, del terzo piano, di passaggio. Che scherzi sono mai questi? Non devono tornare tra una settimana quelli del terzo piano. Ma che terzo piano? Io ho avuto l'ordine di condurre il primo, guardi qua. Basta! Io me ne vado da qua! Adagio! Adagio! Per carità! Ci sono dei malati che non stanno bene. Fermi! Che cosa succede? Si rifiuta di scendere? Dottore Sapreti, da quando in quale giorno dà di con la vita dei pazienti? Io non ho dato nessuna disposizione del genere. Vediamo un po' la sua cartella clinica. È da troppo tempo che in questo reparto regna una confusione insopportabile e io sono pronta all'oscuro di tutto. La prego, voglio accettare le mie scuse. Sono completamente desolata. Purtroppo però il professor Dati è partito proprio un'ora fa per una breve licenza e non tornerà prima di 2 giorni. Voglio ancora accettare le mie scuse, ma i suoi ordini non possono essere trasgrediti. Mi dispiace.
giunse così, per quell'esecrabile errore, all'ultima stazione. Mentre il caldo pomeriggio dell'estate passava lentamente sulla grande città, egli guardava il verde degli alberi attraverso la finestra, con l'impressione di essere giunto in un mondo irreale, fatto di assurde pareti a piastrelle sterilizzate, di gelidi androni mortuari, di bianche figure umane vuote d'animo. Infermiera! Infermiera, dannazione! Dove sono i miei occhiali? Infermiera! Serve altro? No, no, mi lasci solo. Gli venne persino in mente che anche gli alberi che gli sembrava di scorgere attraverso la finestra non fossero veri. Finì anzi per convincersene, notando che le foglie non si muovevano affatto.